questa bellissima lana fiamma e un uncinetto numero 5 andremo a fare il progetto che avete visto nella presentazione molto molto bello e molto facile uh, l'esecuzione quindi adatto anche alle meno esperte ora uh, avete già visto la lana fiamma in una uh, recensione fatta Proprio nella recensione che precede questo video, e però per chi non avesse visto la recensione, vi dico che è un 100% acrilico premium ogni uh, cake è da 150 grammi per 435 metri ferro uncinetti consigliati 4 5 allora è molto bello questo colore non so se lo troverete ancora però comunque ce ne sono molti altri nella, uh, nello shop nella merceria online merceria italia artisan quindi potete tranquillamente andare a scegliere questo o altri filati all'interno della merceria Passiamo dunque al progetto. Allora partiamo col nostro anellino magico. Andiamo a ecco qua, fare la prima catenella, così grossolana. Estraggo la codina dal centro del cerchietto, così è più facile ehm, stringerla e allargarla. Ora io la vado a stringere, ecco, così io di solito la stringo per la misura del mio dito perché è più facile lavorarci poi perché ce lo vado proprio ad infilare e quindi è più semplice. Vado a fare ecco qua, le tre catenelle iniziali che sono la nostra prima maglia alta, dopodiché vado a farne altre due, quindi inizio con quello che sarebbe il motivo eh, granny, la partenza del granny. Quindi vado a fare 3, quindi la prima maglia sostituita dalle 3 catenelle, la seconda e la terza le vado a realizzare, faccio 2 catenelle di separazione e vado di nuovo nel mio cerchio a fare un gruppetto da 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3 ho letto 2 catenelle, di nuovo un gruppetto da 3, 1 2 3, di nuovo 2 catenelle, vedete così posso regolare bene il filo, ho stretto un attimino di nuovo all'interno del cerchietto attenti a non prendere la codina altrimenti poi quando andate a stringere cioè non tirarla su sull'uncinetto perché poi quando andate a stringere non si stringe il vostro cerchio quindi 1 tenete bene la codina tra le dita in modo che non si ingarbugli col vostro filo sull'uncinetto 3 2 catenelle di nuovo 1 3 ora andiamo a contarli. Abbiamo 1-2-3-4-5. Andiamo a fare il nostro sesto ed ultimo lato. Quindi facciamo 2 catenelle, rientriamo. 1-2-3. ora sotto la codina carichiamo, entriamo nella terza catenella di inizio giro, questa ci entriamo e facciamo una maglia alta, quindi chiudiamo con una maglia alta per avere lo spazietto da due. Tiriamo leggermente la codina, non troppo, mi raccomando, sui filati invernali la lana si spezza molto facilmente, quindi non tirate eccessivamente, altrimenti spezzate la codina e quando è il momento di fissare il lavoro non vi si fissa più perché non avete eh, non avete più il pezzo di codina da andare a nascondere quindi fatto quest'ultimo ehm, angolo faccio 3 catenelle volto il lavoro e vado a lavorare sulla prima maglia alta quindi faremo solo due aumenti nell'angolo poi a fine giro quindi adesso ne facciamo mezzo angolo lavoriamo la seconda maglia, perché la prima è nell'angolo su quella centrale del gruppetto di sotto, facciamo la terza, sull'ultima del gruppetto di sotto, facciamo la quarta, e poi andiamo a lavorare dentro nel prossimo angolo quindi ne facciamo cinque sotto, erano 3 su ogni lato adesso diventeranno 5 con due catenelle di separazione quindi, Facciamo 2 catenelle sempre nell'angolo, ripetiamo la maglia alta. Dopodiché lavoriamo sulla prima maglia alta una maglia alta, sulla seconda maglia alta una maglia alta, sulla terza maglia alta una maglia alta e all'interno dell'angolo una maglia alta. Quindi 5 anche su questo lato. Due catenelle di separazione, di nuovo dentro nell'angolo la prima maglia alta, sulla prima maglia alta la seconda maglia alta, sulla seconda maglia alta sottostante la terza maglia alta, sulla terza maglia alta sottostante la quarta maglia alta e nell'angolo andiamo a fare la quinta. 2 catenelle, di nuovo sempre nell'angolo. Un'altra maglia alta che sarà la prima del prossimo lato, quindi vedete, stiamo crescendo di due maglie ogni giro per lato. Quindi siamo partite con 3, adesso siamo a 5. Nel prossimo giro saranno 7, poi diventeranno 9, poi diventeranno 11, quindi ne aumenteranno sempre. Vi faccio vedere un'altra volta il lato e poi vi faccio vedere di nuovo. A fine eh, giro come voltiamo e ci attacchiamo quindi adesso ho finito di nuovo questo lato faccio 2 catenelle rientro nell'angolo aspettate ho tirato il filo allora rientro nell'angolo faccio la nostra maglia alta carico sulla prima maglia del lato faccio la seconda sulla seconda faccio la terza sulla terza faccio la quarta e nell'angolo faccio la quinta 2 catenelle di nuovo la prima nell'angolo la seconda sulla prima maglia alta la terza sulla seconda maglia alta la quarta, mi raccomando, la quarta è la più difficile perché? perché abbiamo la chiusura del giro, quindi abbiamo le 3 catenelle. Ci infiliamo nell'anellino della prima catenella in questo modo. Ora, allora, ovviamente, carichiamo cosa che non ho fatto. Ci infiliamo al centro della prima catenella delle tre di inizio giro sottostante vedete questo è il um, passaggio leggermente più ostico però vi assicuro che ci si riesce benissimo poi ci si prende la mano e si va tranquilli quindi abbiamo fatto la quarta maglia alta la quinta la andiamo a fare nel nostro angolo carichiamo e sulla terza maglia di inizio giro andiamo a fare una maglia alta che sarà il nostro nuovo angolo come vedete di una parte si sta creando il nostro esagono. Ora vi faccio rivedere come si parte e poi direi che per tutto l'esagono potete andare avanti da sole perché il procedimento sarà sempre il medesimo fino al raggiungimento della eh, metà di circonferenza delle vostre spalle. Quindi prendete il metro, ve lo avvolgete attorno alle spalle. Da quella, quella misura la dovete dividere a metà e saprete quanto dovrà essere eh, lungo ogni vostro lato essendo un esagono, saranno tutti lunghi uguali i lati quindi ne misurate uno e avete la misura di tutti. Allora, 3 catenelle. Quindi ripartiamo col prossimo giro, voltiamo il lavoro e quindi nella prima maglia alta sottostante, andiamo a fare una maglia alta nella seconda, una maglia alta nella terza una maglia alta nella quarta una maglia alta nella quinta una maglia alta sull'angolo una maglia alta quindi ora se le andate a contare contando anche le tre catenelle iniziali avete una due tre quattro cinque sei e sette maglie alte 2 catenelle di separazione, torniamo nell'angolo e facciamo una maglia alta, e iniziamo il prossimo angolo, ve lo faccio vedere, poi ognuno procede per la sua strada. Quindi, una maglia alta sulla maglia alta, 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 maglia alta, sulla maglia alta e siamo a 5. Una maglia alta sulla maglia alta e siamo a 6 una maglia alta nell'angolo e siamo a 7 e vedete che abbiamo avuto abbiamo creato un altro lato, il secondo. Quindi io direi che da questo punto in poi possiamo procedere da sole eh, fino ad arrivare a quella misura. Ecco qua, come vedete io ho chiuso il giro e ci troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lati. In questo caso siamo nel terzo giro e saranno da 7 maglie alte tra un angolo e l'altro. Mi raccomando la chiusura del giro, quindi vi faccio vedere l'ultimo pezzettino perché è quello un po' più ostico all'inizio perché bisogna capire dove infilarsi. quindi eh, facciamo la maglia alta entrando vedete qua nella catenella dell'ultima maglia alta quindi le tre catenelle iniziali del giro precedente dopodiché facciamo la maglia alta all'interno dell'angolo perché noi partiamo sempre facendo metà angolo dopodiché carichiamo entriamo nella terza catenella di inizio giro e facciamo una maglia alta così che abbiamo chiuso il nostro eh, giro ora vedete, ovviamente storce un po' perché non è chiuso il giro eh, abbiamo il nostro bel esagono presto che fatto al termine del vostro secondo pannello, quindi avendo fatto tutti e due i pannelli, vi ritrovate con due esagoni, va bene da questo disegno si evince che io non so disegnare, ma non importa mi serve perché sotto la videocamera tutta la maglia non ci sta e quindi vi devo spiegare come cucirla allora Qui dovrete cucire tenendo la larghezza del collo, quindi cucirete questa parte e questa parte, cucirete questa parte fino ad arrivare dove volete posizionare la manica. Io vi consiglio di tenerla più o meno qua. La manica eh, sarà un'apertura, non sarà un vero e proprio polsino. O comunque adesso vedremo insieme come. Realizzarlo, ma in ogni caso vi consiglio di eh, cucire eh, appoggiandovela addosso, quindi vedendo eh, quando ve la trovate comoda perché? Perché comunque è una maglia poncio quindi rimarrà sicuramente un po' stretta qua sul braccio, quindi non, non, avrà, non avrete la mobilità di una vera e propria maglia, ma sarete eh, un attimo. Non dico bloccati nella maglia, ma comunque eh, avrete eh, appoggiato qua i lati. Mm, ma eh, oltre a trovarvela comoda, dovete vedere dove volete far uscire le maniche. Ora questo disegno non è realistico perché è tutto sfasato. Probabilmente arriva più giù. Poi potete anche decidere di cucire un pezzettino, eh, come si dice, lateralmente fatti i nostri due pannelli vedete io non ho ancora nascosto i fili ma ovvio non mi rimane tutto dentro nella porzione ma sono molto molto grandi quindi fatti i nostri due pannelli mettiamo allora prima il rovescio quindi il primo pannello verso il rovescio e il secondo pannello lo, lo sovrapponiamo al primo ma dal dritto in questo modo allora aspettate, che faccio in modo di appoggiarmi così non mi scivola il lavoro, vedete? In questo modo. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente cucire da questo lato e da questo lato lasciando lo spazio per la eh, fuoriuscita della testa. Dopodiché, cuciremo anche questi due lati fino agli angoli in questo modo, di qui e di qui. Quindi interamente questi, perché poi la manica noi andremo a farla qua sotto. Nel caso voi vi troviate più comode, potete posizionare la manica eh, da qualsiasi altra parte. Quindi io eh, vi consiglio di provarlo addosso mentre lo cucite. Ora, per la testa non ci sono problemi, perché comunque lasciamo un bello eh, spazio largo, quindi lasciamo proprio quei. 6-7 cm ma neanche 5 anche eh, laterali così lasciamo una bella apertura per la testa mentre poi decideremo dove posizionare le nostre maniche quindi ora io prima vado a, a cucire e poi facciamo il collo da questo lato uso la codina se voi non avete la codina prendete comunque un pezzo di filo dello stesso colore Vedete, mi giro in modo da avere di andare nel senso giusto della cucitura e non faccio altro che entrare tra le costine: prima a destra, poi a sinistra. Se volete, prendetela. Tutta, se no, ehm, no, io la prendo tutta rimane più forte. e Comunque a me non dà fastidio avere la costina sulla spalla, se voi invece volete una cucitura più. Eh, diciamo invisibile, vi consiglio eh, di prenderla dall'alto, quindi di cucire in questo senso, e poi dall'altra parte. Io mh, voglio proprio la costina a me piace vederla e quindi faccio in questo modo, ora vedete, così, prendiamo la prossima così in questo modo. Se la volete un po' più stabile, potete eh, poi tornare indietro, cosa che io adesso faccio, in modo da insomma, avere la cucitura leggermente più stabile. In questo modo, Così. non tirate troppo, altrimenti si arriccia. Qua. Io per ora qua mi fermo perché voglio decidere, poi di ehm, come si dice, decidere poi cosa fare. Come eh, continuare qui sotto? Quindi, io qua mi fermo, vado a fare misuro in centimetri. Quant'è? Ve lo dico anche subito, così magari avete un riferimento. Ah. Allora, vi dico che è di 6 centimetri quindi andate a fare 6 cm anche dall'altro lato quindi ora io vado a cucire anche l'altro lato dopodiché iniziamo insieme il collo per il collo ho deciso di usare un filato tinta unita collo e eventualmente maniche se decidete di farle perché questo modello può anche essere sprovvisto di maniche, ma solo di fenditure laterali per far uscire le braccia e sto usando un filato della Ice Yarns che si chiama Luxe Bull ed è un 30% lana e un 70% acrilico. Allora, qua mi dice che si lavora con l'uncinetto o ferri numero 3. Io comunque lo lavorerò con numero 5 in modo che il collo eh, rimanga molto arioso perché voglio fare un collo piuttosto importante, quindi un collo eh, un po' sciallato. Di conseguenza, ho la necessità di avere una bella ariosità eh, della lavorazione. Quindi, eh, questo, invece, ecco, prima che mi dimentichi, lo trovate da Italia Artisan Yarns, mi raccomando, quindi il sito eh, Alotti che arriva dalla Turchia. Voi potrete comunque abbinare un qualsiasi altro filato, non avete eh, necessità di usare i miei stessi filati. Eh, di fatto, questo filato mi sembra che stia andando in esaurimento, e eh, a fine video vi darò delle alternative. Comunque, vi metterò dei link. Sotto, in alternativa a questo filato, ce ne sono veramente tantissimi molto belli, sia um, nello shop Ice Yarns, quindi Italia Artisan Yarns, sia Merceria Italia Artisan. Sono entrambe della mia amica Francesca. Ed entrambe eh, con ottimi prodotti. Quindi io consiglio sempre ciò che ho provato con mano e con cui mi sono trovata bene. Quindi andiamo ad aprire il nostro gomitolo. Andiamo a cercare il nostro capo, eccolo qua. Guardate, l'ho già trovato. Questa è fortuna. E infiliamo il nostro. facciamo il cappietto mobile. Voilà. E non facciamo altro che andare avanti a maglie alte per un'altezza di 20, 30, 40 cm, quanto voi volete, quindi mi aggancio semplicemente alla prima maglia vi consiglio di fare giri di andata e ritorno, così da non ritrovarvi quella antiestetica eh, giuntura che si sposta e va in giro per il collo. Quindi vi faccio vedere l'attaccatura, ma mh, dovete semplicemente lavorare a maglia alta, quindi non c'è niente di particolare. Eh, faccio la mia prima, ecco. Mi aggancio con la maglia bassissima, faccio due catenelle, dopodiché inizio a lavorare tutto le maglie in questo modo vedete esattamente maglia alta, semplicissima. Quando sarò arrivata al termine del giro, le facciamo tutte. Eh? Quando arriviamo da questo lato, lavoriamo anche l'ultima e la prima eh, vicino alla cucitura. Giriamo. Congiungiamo, voltiamo il lavoro e ricominciamo il giro. Allora, per ora faccio il primo giro, vi faccio vedere proprio eh, come voltiamo. Tuttavia, io penso che sia una cosa abbastanza semplice perché è tutta maglia alta e non richiede eh, lavorazioni particolari. Quindi, per ora proseguo da sola. E poi vi faccio vedere la chiusura del giro e l'inizio del giro seguente dopodiché sarà sempre la stessa lavorazione quindi non sarà altro che un tubolare a maglia alta che formerà il nostro collo per questo motivo vi dico di lasciare molto ampio lo spazio del collo perché avendo un collo sciallato deve cadere morbido sul davanti della vostra maglia quindi proseguo e ci vediamo al termine del giro Giunti alla chiusura del giro, vedete, io non faccio altro che prendere la terza catenella di inizio, oppure agganciarmi direttamente alla maglia, fare due catenelle, anzi non alla terza, alla seconda, perché ne farò sempre due per farla rimanere un po' più stretta. Voltiamo il lavoro in questo modo e lavoriamo a rovescio, quindi ogni eh, maglia la lavoriamo a rovescio. Ovviamente non lavorando la prima perché è sostituita dalle due catenelle. Andrete avanti in questo modo, vedete è velocissimo e cresce anche abbastanza velocemente proprio perché è alto, eh, è molto ariosa la lavorazione quindi cresce anche abbastanza velocemente. Eh, andremo avanti, certo, per l'altezza che desideriamo. Io vi consiglio almeno 20-30 cm per avere un collo abbastanza importante che possiate far poi ricadere sul davanti della vostra maglia. Ecco qua il collo fatto. Io addirittura per avere un po' più di foro, un po' più di lavorazione forata, ho lavorato eh, direttamente tra le maglie invece che prendere la catenella. Però questa è una, è una vostra scelta. È comunque una semplicissima maglia alta. Vedete, in questo modo avete un bel collone che si può... Rigirare e, e insomma, dà proprio questo bel, bel effetto alla maglia. Ora cosa dovete fare? Dovete in pratica, questo è il laterale, decidere dove posizionare la manica. La manica, eh, vi consiglio di posizionarla eh, dove mh, indossando indossando. La maglia non ancora finita e quindi vedendo dove vi è più comoda e andremo a fare la stessa identica cosa del collo, solo che la manica in realtà eh, non la faremo. Faremo soltanto un giro di maglia bassa con questo colore eh, per eh, delineare proprio, insomma, far vedere dov'è la manica. Eh, se invece volete, potete tranquillamente a maglia alta farla lunga. Io, perché ho deciso di non fare la manica? Perché voglio che questo risulti eh, una maglia poncio, tra virgolette, chiamiamola anche K, quindi eh, da mettere con sotto qualcosa. Di conseguenza, se io faccio una manica lunga. Eh, poi sotto posso mettere solo cose molto molto sottili, invece volendo posso metterci anche un maglioncino ovviamente sottile, posso metterci qualsiasi altra cosa. Quindi cosa farò? Chiuderò eh, la parte che eh, mi interessa esattamente come ho fatto col collo, cucendo e poi eh, facendo un solo giro a maglia o alta o bassa per delimitare la maglia ma con lo stesso procedimento del collo quindi adesso io andrò a provarmela deciderò dove usate il centimetro o contate le maglie tanto sono le, sono comunque le stesse maglie su tutti i lati quindi non potete sbagliare ehm, provatela vedete dove volete che sia la vostra apertura e eh, quindi cucite il pezzo che vi, vi va di avere chiuso, io lo faccio così vi faccio vedere il risultato eh, finito. Eh, il procedimento, ripeto, è lo stesso del collo. Dobbiamo cucire e poi fare il pezzettino lavorando in circolare eh, per la manica. Vedete, io ho deciso quindi di cucire questa parte, quindi dalla spalla fino a qua e lasciare proprio questa sezione aperta ovviamente. ovviamente poi eh, l'angolino in modo da avere proprio una apertura in, questo, in questa porzione, quindi cosa faccio? Vado a fare la stessa cosa fatta eh, sopra la spalla. Quindi scusate, mi, il mi fermo qui. Faccio un nodino per fermarlo, che poi andrò a nascondere, eh. Tutto dopo è solo per fermare. Intanto mi porto dietro, se ci sono le varie codine, me le porto dietro, così le vado a nascondere e faccio la stessa medesima cosa. Quindi entro ed esco, entro ed esco dalla catenella. Potete decidere se prenderla tutta, dipende dall'effetto che volete avere, oppure se Ehm, prenderne solo metà io la prendo tutta perché a me sinceramente la cucitura ecco qua, eh, a vista non dispiace vi raccomando sempre di non tirare troppo il filo altrimenti la cucitura si arriccia tanto se volete essere più sicuri che sia stabile potete fare un giro di andate e ritorno ma non tirate, perché guardate, se tirate fa questo effetto e poi vi tira addosso. Quindi mi raccomando, la cucitura bella morbida. Tanto comunque la maglia rimarrà eh, cucita bene, non è quello il problema. Eccolo qui. Vedete, sempre dal lato dove siete usciti, rientrate dall'altra parte una cucitura semplicissima Io ora misurerò i centimetri non ho contato le maglie quindi andrò a centimetri scendo ancora un pochino non molto perché eh, mi piace proprio avere la manica bella larga ecco qua e poi tornerò indietro per dare stabilità alla cucitura visto che non stiamo tirando né niente non vorrei che rimanesse troppo troppo molle quindi arrivo qui, scendo ancora un pochino, ma non tanto perché sennò no poi rischio che mi tiri la manica, ecco qua, prendo il metro, misuro, allora aspettate faccio ancora un puntino così arrivo, allora, arrivo fino a qua, così sono giusti i 15 centimetri, uno, e 2 e sono giusta giusta a 15 cm ora posso tornare indietro nello stesso modo quindi entro ed esco così do rafforzo un attimino la cucitura cucito il laterale sia da un lato che dall'altro qui sotto non andremo a cucire perché perché farà eh, parte della manica quindi adesso andiamo a fare un giro di maglia bassa tutto attorno e quindi si unirà, eh, uniremo con l'uncinetto e lo facciamo subito insieme. Quindi mi sono fatta il mio cappietto, mi aggancio alla prima maglia utile, infilo il cappietto, lo stringo e lo porto attraverso, ecco qua la maglia, facendo ecco qui una maglia bassissima. Aspettate perché mi si è tirato il cappietto. Lo facciamo così. Voilà. si stringe troppo il cappietto poi non ci si aggancia ecco qua voilà. la prima catenella rientro nella stessa e faccio una maglia bassa quindi una maglia bassa in quella successiva e andiamo avanti così intanto nascondiamo anche la codina così non ci dà fastidio ecco qua una maglia bassa in ogni ogni maglia alta sottostante Lo facciamo insieme così vi faccio vedere bene il procedimento della manica se voi la manica invece la volete lunga dovete decidere dove posizionarla e soprattutto farla più stretta altrimenti eh, avrete una marea di diminuzioni poi da fare per arrivare al polso io eh, è facilissimo perché in ogni caso sono maglie o basse o alte e quindi togliere ad ogni giro delle maglie non è certamente un problema. Quindi eh, è una cosa molto molto semplice. Però mh, se partite già da una base un po' più strettina avrete meno preoccupazioni. Ecco qua, io adesso. Sono arrivata, vedete, alle maglie all'angolo, quindi arrivo sopra l'angolo, eccola qua quella centrale, prendo l'altro angolo, me lo metto di lato, in questo modo, guardo dov'è la metà, eccola qua, ci entro e faccio una maglia guardate di farla dritta, altrimenti poi vi gira il lavoro, e quindi proseguirò così fino a chiudere eh, il tutto. Se volete che venga fuori un pochino, potete anche fare due giri, io adesso deciderò se fare uno o due giri, eh, a seconda di, ma forse sì, due, almeno diamo un po' di stabilità. Al punto vedete io la ragiono con voi mentre faccio le cose perché è fatto così proprio con voi quindi facciamo due giri di maglia eh, bassa e la nostra manica è creata ecco qua fatte le fenditure per le maniche ora cosa andrò a fare per rifinire tutta la mia maglia che a questo punto è finita io andrò a fare un uh, giro di uh, maglia bassa e deciderò se farlo con lo stesso marrone del collo e del, uh, e del giro manica o se farlo con lo stesso filato, decidete voi. Eh, io penso che lo farò con lo stesso filato perché voglio proprio lo stacco diverso mani che collo, però voi siete liberissimi di decidere come volete. E a questo punto, una volta nascosti i fili, la nostra maglia sarà eh, finita. Ecco qua la mia maglia finita, ne sono veramente molto molto orgogliosa perché è un modello... Che eh, io adoro anche perché è un po' un passepartout. Può essere una maglia, un gilet, un poncio, eh, insomma, può avere varie funzioni, anche a seconda di come la componete. Perché, appunto, come vi dicevo prima, se invece di lasciare la manica larga fate a metà una manichina un po' più stretta e lunga può diventare tranquillamente un maglione veramente molto carino con questa, eh, questo bordo arrotondato aperto perché eh, comunque dalla manica in giù è aperto se volete potete chiuderlo un pezzettino io l'ho lasciato aperto proprio perché lo voglio tenere un po' come se fosse una mantellina una cappa insomma eh, voglio che abbia questa che sia utile che sia un po portabile in vari modi io spero che anche questo uh, progettino vi sia piaciuto ovviamente la mia maglia foglia eh, ho deciso di chiamarla così proprio per i colori che ricordano molto le foglie autunnali ehm, spero appunto che vi sia piaciuta io vi lascerò in descrizione eh, tutto le, i link dei filati quelli che ho usato io e quelli in alternativa ed ora eh, vi faccio prima di salutarvi vedere un'altra cosa che potete fare con questo modello stesso modello ma leggermente diverso vedete con collo a v eh, si esegue esattamente nello stesso modo ma il lato dietro si lavora come esagono al lato davanti semplicemente togliamo uno spicchio, quindi lavoreremo normalmente eh, arrivando fino all'angolo, dopodiché torneremo indietro senza andare a chiudere l'ultimo lato e questo è un modellino che si adatta benissimo eh, anche in, in cotone per le stagioni un po' più caldine oppure quelle mezze. Eh, eh, tipo adesso che non si sa bene come, eh, come vestirsi. E eh, è veramente facile perché, eh, ripeto, invece di fare sei eh, lati ne facciamo solo 5, non chiudiamo in cerchio ma ogni volta torniamo indietro, la lavorazione è la stessa medesima. Vabbè qua ho usato un punto un po' più traforato perché è estiva ma potete farlo tranquillamente con lo stesso punto. Io spero di essere stata chiara, vi volevo far vedere anche questo modellino, poi eh, vi farò comunque la foto fatta bene e la metterò, eh, l'avrete vista poi in copertina. Uh, perché vabbè questo di solito le foto le faccio dopo aver montato il video quindi uh, l'avrete la, la, già vista in copertina anche questa versione. Io spero che vi uh, sia piaciuto il progetto, è veramente semplice, adatto a tutti facilissimo io quindi vi saluto vi invito a leggere sempre quello che io scrivo nell'info box mi raccomando perché trovate tutti i link trovate il link del mio gruppo facebook trovate il link di merceria italia artisan e italia artisan yarns eh, trovate veramente eh, scritti i punti eh, alcune cose che magari a volte mi sfuggono nei video, comunque, vi do un, un grande abbraccio, eh, un grosso bacio. Ciao, ciao. Da Luci, al prossimo video tutorial. A presto.